Sì, continuiamo il giro di veloci interviste. Siamo alla tappa di Capodimonte del Visiduscia. La signora fa da guida turistica. Se si presenta, quello che è stato fino ad ora la giornata. E allora abbiamo potuto scendere dalla rocca del paese, che è circa 350-340 metri sopra il livello del lago, visitando innanzitutto la rocca, le chiese rinascimentali che si trovano in paese, fino a raggiungere il porto turistico, e adesso siamo qui a degustare prodotti locali nella cascina, le ex scuderie farnese cinquecentesche. Grazie, parliamo adesso con l'aspetto commerciale, diciamo a livello commerciale e turistico potremmo dire. Se si presenta, qual è il vostro Allora, ruolo? Prego, siamo. Laura, allora siamo della rete naturalmente Capodimonte, questa rete che è stata creata circa 7 mesi fa, grazie a un contributo della Regione Lazio, e grazie a questo stiamo cercando di mettere in rete Assieme, tutti i tutte. commercianti locali qua e creare la possibilità di nuove forme di accoglienza turistica. Per quanto riguarda l'attività, prima della rete e dopo la rete, quali sono i vantaggi di questa rete e soprattutto cosa si sta facendo nel concreto? Prima della rete eravamo tante piccole isole separate. Adesso stiamo cercando di creare un luogo di unità, ognuno mantenendo la propria diversità, però di creare una piattaforma comune di eventi, ma anche di patrimonio culturale, artistico, locale da mettere a servizio di chi viene a trovarci, soprattutto culturale, perché questo paese, come diceva Alexandra, ha visto tanti personaggi storici, molti non conoscono la loro vita, e invece la rete vuole riportarli a nuovo lustro, nuova conoscenza. Ok, grazie. L'ultima, sempre un'imprenditrice della rete qui a Capodimonte, come la sua attività, qual è il suo ruolo all'interno di questo progetto? All'interno del progetto sono Laura, all'interno del progetto faccio parte del consiglio della rete e io ho un'attività pubblicitaria e diciamo che da sempre il punto centrale della mia attività è stato basato sulle collaborazioni, appunto sul mettere insieme le varie attività e sullo